Si dice che anticamente si muovevano eserciti per la ricerca, per la conquista di nuove terre. In realtà un'era la terra che ne interessava, quella l'avrebbero trovata dovunque. L'uomo è sempre stato un predone. È sempre stato più facile il prende agli altri quel che è già pronto che noi il fasselo da noi. Questa indole è ancora dominante. Oggi un parte più l'esercito predone come una volta. Nel mondo delle comunicazioni sarebbe subito un'azione deplorevole. Oggi le battaglie sono diventate progetti di sfruttamento, combattute con armi fatte di articoli di legge, ma il fine è il medesimo. Esiste sempre chi è disposto a non avere scrupoli pur di accaparrarsi ciò che è già pronto degli altri, ciò che così fa risparmiare la fatica di farselo da sé. L'uomo non ha mai preso la consapevolezza che il suo vivere è costruito su una linea di tempo da trascorrere, entro cui deve fare qualcosa, ma non qualcosa che danneggi l'altro suo consimile. Deve lavorare, deve inventare, deve aiutare e farsi aiutare dal suo consimile, perché tutto ciò che fa serve a passare il tempo della vita, nient'altro. E quello che fa al suo consimile se lo fa per sé. Poi, nell'attuale sistema di vivere pilotato da politiche monetarie, è scomparsa la realtà del baratto, soppiantata dalla moneta virtuale. Ma l'uomo non riesce ancora a capire che il guadagno è una nascita e non un qualcosa inventato da giochi di pensiero applicati alle monete che già hanno di proprio un valore nullo, perché solo rappresentativo. Il buon funzionamento dell'uomo, della sua salute, della sua serenità, origina dalla lealtà col suo ambiente, con il prossimo suo, con tutto ciò che trova, di cui si serve per vivere e che un giorno lascerà al prossimo fruitore, quando tornerà all'essenza superiore che dà vita alla vita.